Inizia il corso di acquerello su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, prima puntata del nuovo corso di acquerello. Ve ne ho tanto parlato e ve l'ho fatto anche tanto 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 desiderare, e lo sapete, è così: ogni volta che si ha in programma di fare qualcosa poi succede qualcosa che non te la fa realizzare. Ma ci siamo, stiamo arrivando, ecco che arrivano le nuove puntate del corso di acquerello. Sarà un corso improntato soprattutto sulla tecnica. Vi farò vedere quelle che sono le tecniche accademiche per creare un buon acquerello. Cominciamo subito con l'addentrarci nel mondo dell'acquerello. L'acquerello è una tecnica antichissima, è una tecnica bellissima, ma è una tecnica molto molto difficile. Oggi come oggi esistono diverse tecniche di acquerello. Ci sono gli acquerelli che vedete forse più spesso qui sui media, che sono gli acquerelli dati da illustratori, sono degli acquerelli molto puntuali, molto fiabeschi, molto sfumati, ma ci sono anche acquerelli molto sfacciati, molto materici, molto molto particolari. Io voglio farvi conoscere tutto il mondo dell'acquerello e voglio innanzitutto dirvi che la gamma di colori dell'acquerello prevede tutta la gamma di colori, ma se volete fare un acquerello cominciate a togliere la pasticchetta bianca dai vostri acquerelli, perché il bianco nell'acquerello, o meglio nell'acquerello che voglio insegnarvi io, non si usa tranne che nelle tecniche miste, perché l'acquerello è una tecnica che molto si confà ad essere misticata con altre tecniche come gli acrilici, la china oppure le penne. Lo vedremo insieme nel corso della trattazione. Oggi cominciamo subito parlando delle carte. Carte ce ne sono di diversi tipi. La carta minima di grammatura per un buon acquerello è la carta da 300 grammi, ma ci sono carte anche più basse di 300 grammi che possono comunque essere usate per l'acquerello. Basta saperle trattare. Oggi infatti vi insegno a tirare la carta. Tirare la carta è il primo passaggio che tutti gli acquerellisti devono fare. Io vi consiglio di farle sia su carte molto grammate che su carte poco grammate, perché la piega, la grinza che si forma sulla carta acquerellata è veramente, veramente brutta. Questo metodo vi consentirà di avere acquerelli piatti come una lastra di ghiaccio e trasparenti, appunto, come il ghiaccio stesso. Bene, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a tirare la nostra carta. Ed eccoci giunti al primo argomento del nostro corso di acquerello, il supporto, la carta. Che carta usare per dipingere i nostri acquerelli? È un argomento molto controverso perché ovviamente si dovrebbero usare le carte da acquerello, che sono, come si sa, un pochino più costose delle carte normali. Il problema dell'acquerello è l'immissione di umido in una carta che assorbendolo fa le grinze, e questo fare le grinze rende il nostro acquerello veramente veramente un qualcosa di brutto da vedere. Dobbiamo fare sì che la superficie si mantenga liscia e che il nostro colore venga accolto omogeneamente su tutta la superficie della carta. Prima però di consigliarvi le carte di acquerello, io vi dico che si possono usare anche delle carte da disegno se debitamente preparate, perché anche il supporto da acquerello va preparato prima di immettere la pittura, come prima di immettere la materia acquosa, come prepariamo la tela per immettere l'olio, come prepariamo la tavola per immettere l'acrilico o qualunque altra tecnica pittorica. La preparazione va sempre fatta. Oggi vi farò vedere sia la preparazione su carte d'acquerello che la preparazione molto importante su carte non specificatamente d'acquerello, che si chiama proprio la tiratura della carta. Questa servirà per far spandere omogeneamente la colla che è già presente nelle carte, in modo che poi l'acquerello possa essere assorbito in maniera uniforme senza creare macchie, e soprattutto possa preparare la carta a non imbarcarsi, a non ricevere l'acqua a porzioni di umidità differenziate, a non spandere e raggrinzirsi con l'immissione di umido e l'essiccazione, perché è quello che crea le grinze. Se noi già immettiamo dell'umido controllato sulla carta, questo procedimento sarà molto molto più leggero
e quindi la carta farà molte meno grinze. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto vi presento le carte. Cominciamo dalle carte normali, delle carte da disegno. Allora, io qui voglio fare un esperimento anche con un cartoncino da fotocopie, quindi non carta, cartoncino da fotocopie. Non riusciremo quasi sicuramente, non per il fatto di non fare le grinze, ma per il fatto che la carta non è abbastanza assorbente e quindi creerà dei pallini inestetici sulla superficie. Ma se vogliamo semplicemente allenarci, se vogliamo semplicemente cominciare per capire se questa cosa ci piace oppure no, prima di spendere del denaro, perché no? Facciamo una prova. Al limite avremo perso mezz'oretta, ma già andremo poi a ripetere il gesto su una carta più pregiata in maniera più sicura, diciamo così. Quindi non sarà tempo perduto. Ma comunque, siccome lo faremo insieme, vedremo se la cosa funzionerà. Io non l'ho mai fatto prima, non ne ho mai avuto la necessità, quindi non l'ho mai fatto, però sto provando per voi. Quindi cartoncino per fotocopie, ma non garantisco l'esito. Esito che invece garantisco con le carte da disegno. Questa è una carta da disegno di 240 grammi, una normalissima carta da disegno non per acquerello. Diciamo che le carte da acquerello partono dalla grammatura 300 in su e sono delle carte che possono essere o di cellulosa o meglio ancora di cotone, in fibra di cotone. Ma lì i prezzi salgono veramente, veramente tanto, ora ve lo farò vedere. Va bene anche la carta di cellulosa, perché secondo me è meglio imparare con meno mestiere per avere maggiori difficoltà, in modo poi da apprendere la tecnica e farla sbocciare quando avremo innanzitutto imparato il gesto, le tecniche, perché vedrete che l'acquarello è molto molto tecnico, e poi lo faremo sbocciare in qualcosa di artistico, di nostro, e a quel punto allora sì che vi suggerisco una carta di cotone. Quindi questa carta ha una grammatura di 220, ma proveremo anche a tirare una carta molto semplice, quella che tutti abbiamo a casa, i fogli d'album. Questo è un foglio d'album Fabriano, grammi 200, quelli proprio venduti con gli angoli a foglio libero. È un foglio di carta ruvido, sempre ruvido per l'acquarello, mi raccomando. Semplice, questo in casa, se avete dei figli dovreste averlo sicuramente, perché per educazione artistica lo usano. Passiamo invece adesso alle carte da acquerello. La prima che vi faccio vedere è una carta che non ho comprato io, mi è stata omaggiata dalla Ferrario, un'ottima carta da acquerello, una carta grammata 300 grammi in fogli 32x24. Mi trovo molto molto bene con questa carta. Di solito non uso mai le carte solo di cellulosa perché mi sfrangono. Ho una pittura molto bagnata, tra l'altro io dipingo quasi sempre bagnato su asciutto, quindi a me il bagnato su bagnato piace meno, però dipingendo bagnato su asciutto passo il pennello, e passando il pennello, se la carta non è buona, non è ben compressa, diciamo così, ha una sorta di palline sulla superficie. Vi posso assicurare che la Tintoretto della Ferrario invece è una carta che mantiene la promessa, non fa rimpiangere assolutamente l'immissione del colore, ma quello che vi sto dicendo adesso a parole verrà suffragato dal gesto, perché noi nel corso di acquarello useremo questa carta, quindi la vedrete all'opera punto per punto e mi direte voi che ne pensate. Altra carta che comunque useremo e che voglio farvi vedere è la carta in fogli liberi. La carta in fogli liberi io la compro in tutti i negozi di belle arti. Questa carta è molto molto carina perché innanzitutto ha formati molto grossi, la compro un formato 50-70 e poi la taglio io alla dimensione che mi piace avere. Questa è una carta mista, ha il 25% di cotone e il 75% di cellulosa, quindi è una carta che già è un gradino avanti rispetto a una carta solo di cellulosa. Vedrete che però rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima la prestazione non si differisce moltissimo, come paradossalmente non si differisce moltissimo, perché se la carta è buona è buona. A quel punto lo scegliere un supporto di cotone serve solamente a
dare quella marcia in più al nostro disegno, al nostro lavoro, facendo sì che appunto l'opera sia suffragata anche da un supporto maestro, diciamo così. Mettiamo in carta di puro cotone, quindi si rende tutto molto più professionale. Ma questo è un corso, si sta imparando, quindi quando si impara vi consiglio sempre materiali più poveri. Questa, guardate, piccolina piccolina, 100% cotone, 10,90 euro. Ancora non l'ho neanche aperta perché avrò il piacere di farlo con voi, ed è un blocco di per acquarello in puro cotone. Ma adesso andiamo al punto del nostro tutorial, ovvero prepariamo il supporto. Cominciamo con una carta per acquarello. La carta per acquarello molti non la preparano, io la preparo sempre, mi trovo meglio, trovo che l'acquarello venga accolto in maniera molto molto più disteso sul foglio e le tensioni siano molto molto inferiori. È una carta che già ha subito questo processo, quindi noi lo facciamo in secondo luogo proprio per essere sicuri. Come prima cosa assicuriamo sempre il nostro acquarello a una tavoletta che può essere più o meno spessa. Più spessa è, più certa sarà, più certo sarà l'ancoraggio, ovviamente. A questo punto prepariamo il foglio di carta per acquarello in maniera molto semplice. Solamente nella parte anteriore immergiamo un pennello piatto in un barattolo con dell'acqua e, dopo averlo fatto ben imbibire, scarichiamo l'eccesso e piano piano, osservando in controluce che tutta la carta venga bagnata nella stessa maniera, quindi abbia un tiraggio omogeneo, spennelliamo. Questo servirà per spandere le colle sul foglio in maniera uniforme. Molti non lo fanno perché la carta è già preparata, io invece per sicurezza preferisco sempre farlo perché non tutte le carte sono buone. Potete fare questo lavoro anche tutto prima, quindi prima tutto in orizzontale come vi ho insegnato proprio per la preparazione di qualunque fondo, e poi in verticale. Ecco qua, voi non lo potete vedere, ma già lui un pochino si è sollevato ed è quel sollevamento che avrebbe fatto con il nostro acquarello. Invece adesso lo faccio asciugare così, quando sarà del tutto asciutto in maniera naturale, non col phon, perché spingendo l'acqua andiamo a farla depositare a zone, quindi in maniera naturale evaporerà, si asciugherà da solo, solamente a quel punto il foglio sarà preparato. Mentre siamo con questo foglio in preparazione, approfitto per preparare un altro tipo di foglio. Questo è un foglio già preparato di carta da disegno, quella 240 grammi che vi ho fatto vedere prima, di carta da disegno non per acquarello. Vedrete come sarà semplice non farla imbarcare. Questo tipo di preparazione va bene solo per soggetti piccoli, perché poi diventerebbe molto difficile, se non siete esperti, controllare la cosa. Questa è la nostra carta, imbibiamo il pennello nella stessa medesima maniera come vi ho fatto vedere prima, e senza fissarlo da nessuna parte, bagniamolo da una parte prima, bene i bordi mi raccomando, e poi giriamo, stendiamo sul piano e bagniamo anche l'altra parte. Vedete già come si sta allargando e si sta appiattendo e l'imbarcamento non c'è più? Ora però dobbiamo fare in modo, una volta che lui si sistemi, una volta che il foglio si assesti completamente, che si asciughi in maniera piatta. E allora, come qua serve che anche il bordo sia preparato, perché è quello che dà maggiore tensione, non possiamo metterci lo scotch, cosa facciamo? Vi faccio vedere. Prendiamo una base orizzontale, che può essere anche il tavolo, e posizioniamo sopra il foglio, e su questo posiamo un qualcosa
di piatto è pesante, in modo che lei asciughi completamente in orizzontale. E lasciamo i due fogli, vedete, vedete, questa è acqua d'acquerello, però guardate la grinzatura. Pensate se fosse venuta fuori sul nostro acquerello, che nervi. E allora, mettiamo a riposare le due carte e poi le vediamo alla fine del video. Stesso tipo di preparazione andrò a fare sul foglio d'album, vediamo se tiene. Fatta anche questa operazione, mettiamo sotto pressa. Io li sto mettendo sotto i cestini di ogni della cucina, speriamo di ricordare dove sto mettendo ogni foglio ad asciugare. Giusto per, prepariamoci anche il foglio da fotocopia, sempre alla stessa maniera. Non c'è bisogno che ve lo faccio vedere, ve lo farò vedere alla fine perché è inutile tenervi qui a vedermi spennellare acqua come se non ci fosse un domani. Quindi allo stesso modo vedrete poi il risultato. Brutto sentore, come sta succedendo qui sul bordo, quando la carta cambia colore. Cioè, una carta che non sopporta troppo l'umidità, la riconoscete proprio perché si imbibisce troppo di acqua, lo assorbe troppo e lo fa penetrare nelle fibre strutturali e non soltanto in quelle superficiali. E la cosa non va bene. Andiamola a mettere sotto pressa pure a lui. E ora vi faccio vedere come si tira una carta per disegno, quindi una 240, non da acquerello, in maniera tale da poter reggere poi l'immissione dell'acquerello. Iniziamo subito. Come prima cosa ci occorrerà un martello, una tavoletta di legno abbastanza spessa, questo è un tagliere che uso per i nostri lavoretti, voi già lo conoscete, e delle puntine oppure una spara graffette. E in quel caso non ci servirà neanche il martello. A me la spara graffette non piace, di solito la usa la mia dolce metà. E cominciamo subito. Come prima cosa centriamo abbastanza la carta, segniamo il margine lì dove andrà piegato e abbassiamo il primo margine. Quindi giriamo ben bene la carta, posizioniamo una puntina al centro, cercando di fissarla un attimo, quindi con un martello fissiamola. Non siate troppo duri nell'infilare la graffetta, perché poi dovrà essere tolta. Stessa cosa, appunto, si tira la carta, si tira ben bene, più che potete, quindi non vi preoccupate perché non la strapperete, a meno che proprio siete forzutissime, e sempre col martello la si chiude. Con un paio di forbici dal retro, così liberiamo gli angoli da una parte in modo che possano essere piegati indipendentemente, non facciano grinza, dall'altra prendiamo la nostra carta e tiriamola tenacemente verso di noi. Tirate bene, il tiraggio, parte del tiraggio consiste proprio in questo, nel fissare proprio bene la carta, e fissiamo al centro una bella puntina. Adesso dobbiamo accertare tutti, dobbiamo mettere due puntine al lato di ogni centrale, quindi tiriamo anche qui bene e posizioniamo. Ok, a questo punto, dopo che la carta sarà ben fissata e ben tesa, proseguiamo, come abbiamo fatto precedentemente, con l'immissione dell'acqua su un solo versante della carta. La differenza quindi praticamente è questa. Prima in orizzontale. Quando la carta si sarà asciugata così ben tesa, basterà tagliare dal supporto con un tagliabalza e prendere la porzione che ci interessa per il nostro lavoro. Facciamola asciugare e vediamola alla fine. Andiamo a vedere le nostre carte asciugate a questo punto. Lei era la prima, carta da acquerello. Quando togliete lo scotch, sempre così, molto
vicini. È bella e asciutta. Questa era la carta da acquerello. Non ci sorprende che sia venuta bene. Andiamo a vedere invece le carte non da acquerello. Quando la carta sarà asciugata, basterà eliminare dal supporto, movimentarla per darle la sua elasticità di fibra e voilà, come vedete, vedete la carta, queste che vedete sono ombre, è l'ombra della luce, un attimo vi faccio vedere, è liscia, proprio liscia liscia, come se non avesse ricevuto acqua, insomma, quindi esperimento riuscito, la tiratura si fa in questa maniera. Qua ci sono gli altri tipi di tiraggio, i tiraggi liberi. Allora, questa è la carta da disegno come l'altra, questa è ancora un po' bagnatina, ma è la carta da fotocopia. E come vedete, comunque la parte centrale, se noi ci rifacciamo a superfici più ampie, comunque ha retto abbastanza bene. E ultima, ma non per importanza, ancora un po' bagnatina, è la carta da disegno, il foglio da disegno, l'album per intenderci, che comunque è venuto anch'esso molto liscio, come vedete. Adesso vediamo se accolgono bene il colore. Proviamo, perché questo a noi interessa. Per fare questo useremo neanche un colore di chissà quale importanza, useremo il set di acquerelli della Lidl, che comunque sono ottimi. Prendiamo magari un blu, uno che si vede molto bene, e tra l'altro, va bene, preparo il colore, una bella pozzanghera di colore, no, colore bello carico, e vediamo un po' come reagisce. Facciamo bagnato su asciutto, e vabbè, e mentre ci siamo proviamo anche il bagnato su bagnato. Che andrebbe fissato però su una tavoletta, quindi qua stiamo solo provando. Eh sì, io già ho un'idea, però devo dire, la carta che reagisce meglio sicuramente è la carta da disegno 240, che volete, per spessore, per consistenza, per ruvidità. Subito dopo, naturalmente, la carta del foglio d'album, che vi faccio vedere, visto che non sta subendo grandi bitorzolamenti e via discorrendo. In terza posizione abbiamo invece la carta del foglio da fotocopia, che più che raggrinzire, come vi avevo anticipato, spelucca, fa dei granulini di carta all'interno della pittura, che comunque se siete principianti, vedete anche dei bordi meno netti, spande di più perché la fibra è meno fitta, quindi è meno contenuta. Qui guardate che netto questo passaggio, no? Quindi scegliete voi. Naturalmente, se siete alle prime, io questo ve lo sconsiglio, giusto se volete provare, e allora la fotocopia lasciamola stare, ma la carta da disegno d'album e la carta da disegno professionale, che comunque ha sempre un costo inferiore della carta da acquerello, potete utilizzarla. Facciamolo anche sulla carta da acquerello che abbiamo preparato insieme, naturalmente lì risulterà tutto meglio. Vedete già come si spande, come i bordi vengono contenuti, asciutto su bagnato, bagnato su asciutto, scusate, bagnato su bagnato.
ovviamente su questa risulta molto bene, però se posso dire la mia, considerando anche l'asciugatura, su questa è molto più veloce perché essendo molto più assorbente si fa molto prima, però come dire, queste tre mi piacciono tutte e tre, hanno un loro perché, a seconda del lavoro che vogliamo fare, perché potremmo differenziarli anche per tipologia di lavoro, mi piacciono. Naturalmente la carta d'acquarello vince su tutto, dopodiché la carta da disegno, dopodiché il foglio d'album, la carta da fotocopia invece è proprio un po' banale come tecnica, ma se un bimbo vuole cominciare, gliela preparate e lui può farlo senza che gli si impoltigli tra le mani. Bene, spero che questo primo approccio al nostro corso di acquarello vi sia piaciuto. Bene, lo affronteremo proprio così, in maniera tecnica, scientifica direi, in maniera accademica, diciamo così. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. E adesso è il momento della sorpresa, il giveaway. E infatti la Ferrario ha omaggiato Arte per te di qualche pezzo di questi album per acquarello. Quest'anno la Ferrario ci terrà compagnia durante il corso della programmazione di Arte per te, perché mi ha inviato un pacco enorme pieno di cose che voglio provare con voi. Naturalmente, come sapete, io prima le provo, dopodiché quelle che mi piacciono ve le faccio vedere, quelle che non mi piacciono siamo già in intesa con la ditta che le manderò indietro perché non interessano Arte per te. Questa carta, come vi dicevo prima, mi piace molto e voglio farvela provare perché le recensioni sono belle se dall'altra parte c'è qualcuno che possa convalidarle o confutarle senza spendere neanche una lira. Quindi due di voi saranno fortunati estratti e saranno i fortunati estratti che riceveranno questo album di carta per acquarello. Sono 20 fogli da 300 grammi, 32 per 24 centimetri. Un bellissimo album per acquerello. Per partecipare al giveaway le regole sono semplici, bisogna essere iscritti sia su Arte per te che su Due Cuori Una K, il mio secondo canale. Qui trovate il link per accedere e potervi iscrivere. Quindi lasciare quanti commenti vorrete sotto questo video e incrociare le dita per essere i fortunati vincitori. I vincitori verranno poi da me contattati per ricevere appunto gli album che verranno estratti con sorteggio random, perché non mi pare giusto così, che arrivino un po' a casaccio a chi ha la fortuna di riceverli. Bene, chi li riceverà però dovrà svolgere un compito molto importante, dovrà provarlo e qui dovrà provare quest'album e quindi dire magari proprio sotto a questo video se è vero che è una buona carta come vi ho detto io, oppure se vi siete trovati male, i difetti che avete trovato, i pregi che magari avete trovato e che io non sono stata in grado di percepire, insomma arricchire quella che è già la mia idea su un prodotto che vi ho suggerito. Quindi arricchire sia in positivo ma anche in negativo, sentitevi liberi di esprimere la vostra opinione come io la esprimo liberamente. Il fatto che non recensisca cose che non mi piacciono non è perché ho paura di farlo, ma è semplicemente perché molto spesso il gusto cambia da persona a persona e ciò che non piace a me magari a qualcun altro piace. Naturalmente io per onestà intellettuale non posso recensire una cosa che non mi piace, no? E quindi la rimando indietro. Invece se passa da Arte per te vuol dire che ha incontrato il gusto mio, della mia mano. Ecco, nell'arte molte cose sono apprezzabili o meno a seconda della mano di ognuno di noi, quindi più testimonianze possiamo raccogliere più possiamo orientarci per dei giusti acquisti. Vi dicevo, io non recensisco le cose che non mi piacciono, primo perché darei una valenza del tutto soggettiva ma negativa a un prodotto, e siccome Arte per te è seguito da tantissime persone non voglio che quel prodotto non venga comprato perché Ombretta dice di non comprarlo, perché ognuno deve forgiare la propria esperienza sulla propria pelle con un prodotto, e in più perché dietro ogni azienda ci sono centinaia di persone che lavorano e io non sono nessuno per dire che è un prodotto non mi piace, quindi non va comprato, che magari è una schifezza come sento molto spesso dire. Io ogni volta che sento recensioni così brutali reagisco sempre in maniera molto tirata. Allora io vorrei che annunciarvi innanzitutto che spesso vedrete prodotti della Ferrario quest'anno recensiti, perché me ne hanno mandati veramente tanti. Sappiate sin da subito che la stragrande maggioranza giungeranno nelle vostre case tramite sorteggi o tramite giveaway o tramite premi
temi speciali. Qualcosa la terrò per me perché mi necessita, per esempio, terrò per me degli acquerelli che ho richiesto specificatamente per il corso e che mi stanno piacendo tantissimo, ma che vi recensirò ugualmente, anche se non ve li spedisco. Quelli me li sono fatti proprio spedire ad hoc per il corso, perché non ne avevo più puliti per un corso degno di voi, quindi ho approfittato della spedizione per richiederli e gentilmente mi sono stati omaggiati, ma comunque ve li recensirò. E comunque sappiate che a Bologna Ferrario ci accompagnerà con dei premi che sorteggeremo durante l'incontro di giorno 22, e magari tra quelli ci sarà qualche acquerello per voi e qualche premio che io stessa andrò a scegliere per voi. Quindi, felicissima di fare questo annuncio, cominciamo la serie dei provati per voi e regalati a voi con l'album di carta acquerellabile Watercolor Paper della Ferrario, 20 fogli da 300 grammi, 32x24, che arriveranno a casa vostra. E se lascerete un commento qua sotto, vi iscriverete ad Arte per Te a 2 cuori una cappa, e successivamente per favore lasciate la vostra recensione sul prodotto. Il giveaway terminerà proprio il 22 di novembre, il giorno dell'incontro a Bologna, quindi il 22 novembre alle 24 il giveaway avrà termine. Chi entro quella data avrà lasciato un commento avrà la possibilità di vincere questo bel premiozzo. Bene, spero di non avervi annoiato troppo, spero di avervi dato una bella notizia con i prodotti della Ferrario che arrivano su Arte per Te, e spero soprattutto che abbiate ancora 2 minuti di pazienza per ascoltarmi, perché ho ancora qualcosina da dirvi. Le conclusioni, insomma. Visto come si tira la carta, non è difficile, bisogna avere solo molta pazienza e dosare bene la quantità di acqua che andiamo a immettere sulla nostra carta e aspettare. Una volta tirata, la carta sarà una compagna fedele. Quello che vi consiglio per adesso che stiamo cominciando è di prendere un blocco di carta per acquarelli di carta, non ancora a cotone, non è necessario, sarebbe uno spreco di soldi inutile, io non voglio che sprecate soldi, intanto vedete se la tecnica fa per voi e dopodiché, casomai, piano piano implementeremo insieme il nostro corredo. Cosa ci occorre? Degli acquerelli, dei pennelli tondi, dei pennelli a punta, dei pennelli a ventaglio e basta. Il blocco di carta per acquerelli o una buona carta spessa tirata bene. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e io vi rimando alla prossima puntata. Vi aspetto sempre su Facebook e sulla pagina Instagram di Arte per Te, e sempre naturalmente sul mio secondo canale 2 cuori una cappa. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su, ben tirato, e condividete il video e lasciatemi anche tanti tanti commenti. Io vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, vi lascio il link qua sotto, e naturalmente anche su 2 cuori una cappa, il mio secondo canale, vi lascio il link qua sopra. Non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci!